Ciao ragazzi, buongiorno, è domenica mattina, io mi sto per mettere a preparare una torta prima di finire di là nella cabina armadio perché ho ancora tutto sottosopra. Facciamo la torta e poi andiamo a finire. Per fare questa torta gli ingredienti sono scorza di mezzo limone grattugiata, un pizzico di sale, farina, io ho messo 190 g di farina 00, poi ho messo della farina di mandorle, 60 g e 8 g di lievito in polvere, due uova, 110 g di zucchero e 125 g di burro a temperatura ambiente. Allora, io l'ho scoperto da poco, da relativamente poco, ma so che la pasta frolla si prepara fischiando solo all'ultimo la farina e il lievito, perché è un impasto elastico, quindi se procediamo prima a sbattere burro, uova, zucchero, scorza di limone, riusciamo a stenderla meglio subito senza dover aspettare il frigorifero che riposi. Quindi inizio mischiando zucchero, burro, scorza di limone e le uova. Aggiungerò un uovo intero e un tuorlo. Otteniamo una consistenza di questo tipo, non deve essere proprio esattamente amalgamato, al che andiamo ad aggiungere la farina, il sale, mi stavo dimenticando, il sale, io ne metto un bel pizzico come potete vedere perché mi piace tanto mi piace tanto il contrasto tra il salato e il dolce, quindi gli do una bella mescolata di nuovo, ve la faccio rivedere, è così, un po' grumosa, ma tanto adesso con la farina andrà a formarsi una bella palla. Tolgo gli anelli. Aggiungere un po' di farina perché l'impasto era un po' troppo morbido, non riuscivo a lavorarlo, quindi aggiungo un po' di farina e adesso la smetto perché in realtà la frolla dovrebbe essere lavorata il meno possibile per evitare che si scaldi il burro, che in realtà è già anche a temperatura ambiente, quindi probabilmente l'ho lasciato un po' troppo fuori perché è davvero troppo un impasto poco lavorabile. Aggiungo ancora un goccino. Ci siamo, ha raggiunto la consistenza che mi piace. La metto un attimo qui dentro e la metto un attimo in frigo, mentre nel frattempo accendo il forno, prendo le teglie, eccetera. Non che ce ne sia bisogno, però fredda si lavora sicuramente meglio. Ho imburrato e infarinato una teglia, questa è da 24. Adesso vado a mettere la torta sul fondo e poi faccio le striscioline. Allora, l'impasto lo divido in due e poi lascio un po' più della metà da parte. Questo vado a rimetterlo in frigo.
Adesso vi insegno un segreto per quando non riuscite ad aprire i barattoli, sia che siano vuoti, cioè sia che siano nuovi, oppure che siano già iniziati. Praticamente dovete picchiettare così sul bordo e non è sufficiente. Dammi un bacio. Aspetta, amore, che sto litigando con la marmellata. Aspetta, eh. Ok. Ha funzionato. Pensavo non funzionasse, invece ha funzionato. Allora, mettiamo marmellata come se piovesse. Ops, sul bordo sono andata. Io la amo bella, proprio bella ricca, bella marmellatosa. Che le strisce sopra siano un po' consistenti, quindi le faccio belle cicciottelle e anche abbastanza alte. L'ho infornata, l'ho messa nel forno a 180 gradi per circa 26 minuti. Diciamo che comunque la tengo un po' d'occhio, 20-25 minuti, però siccome l'ho fatta nella tortiera più piccola, la pasta è un po' più alta nel fondo e quindi ho paura che magari non si cuocia bene. Adesso aspetto, vedo, dopo circa 20 minuti com'è. Se sopra si è, dorata a sufficienza, andrò a coprirla con la carta stagnola. O forse è meglio se la copro subito. La copro subito, la copro con la stagnola, la lascio andare 10 minuti con la stagnola, dopodiché vado a toglierla, forse è meglio. Adesso sistemo un po' questo caos. Vi faccio vedere. Adesso sistemo un po' questo caos e poi mi vado a dedicare alle cabine armadio, anche perché sono già le 12 meno 20. Devo dire che la cabina armadio di mio marito, l'unica cosa che gli devo mettere a posto è il cassetto delle calze e degli slip, perché in realtà lui è molto ordinato. Vi farò vedere anche una panoramica, qualche magliettina, devo aggiungere un paio di scatole, però diciamo che in 10 minuti dovrei riuscire a finire anche la cassettiera di mio marito. Io ho la lavastoviglie da un po', però un amico una volta era venuto a cena a casa mia e mi aveva fatto notare che secondo lui sbagliavo a caricare il cestello delle posate. Io cosa facevo? Prendevo le posate e le mettevo tutte dentro il portaposate, così come capitavano. Però lui mi ha fatto notare e io l'ho messo in pratica e devo dire che ha davvero ragione. Che se dividiamo subito coltelli e vi faccio vedere, allora così, tutte le forchette nello stesso punto, tutti i coltelli nello stesso punto, tutti i cucchiai grandi nello stesso punto e cucchiaini nell'altro, in realtà quando la lavastoviglie è pulita, che bisogna mettervi alle posate, si fa in un attimo. E io ve lo dico perché per me è stata una scoperta favolosa. E provate, se voi come me mischiate tutte le posate, provate a metterle in ogni buco la posata dedicata. Vedrete che funziona perché è veramente la rottura della lavastoviglie, più che riempirla, che tanto almeno si libera il lavandino, secondo me è svuotarla. Perciò io in questa casa nuova ho studiato tutto con attenzione e ho le posate lì nel cassetto dell'isola, che è subito, come potete vedere, sotto c'è la lavastoviglie e qui c'è il cassetto delle posate.
i piatti li metto tutti subito qua dentro a fianco come le tazze, i bicchieri nelle vetrinette e ho tutto vicino alla lavastoviglie e veramente per svuotarla ci metto un minuto. Farò una prova, una volta mi farò un video mentre svuoto la lavastoviglie e voglio vedere se ci metto un minuto. Secondo me anche meno di un minuto. Comunque io sto sempre tergiversando perché in realtà non ho voglia di andare a mettere a posto la cabina armadio. Finisco qua in cucina e poi vado. Allora, la torta è suonato il timer, dovrebbe essere pronta, l'ho scoperta, è un po' bianchina, quindi la lascio ancora qualche minuto. Allora, la torta è pronta, è venuta così. Adesso gli vado a mettere un po' di zucchero a velo sopra e poi chiudo la tortiera e andiamo dai nonni. Ok, come vedete è proprio giusto una spolverata per coprire un po' la frolla. Allora, ragazzi, vi devo dire la verità, oggi è lunedì pomeriggio, sera, ormai sono quasi le 6, la luce è un po' quella che è. Io alla fine ieri non sono riuscita a sistemare la cassettiera di mio marito, però insomma c'è un caos inenarrabile, quindi ho deciso che mi prendo questa mezz'oretta di tempo per sistemare anche la sua cassettiera. Vi faccio vedere prima com'è, è comunque ordinata perché mio marito è una persona molto ordinata, però la sistemiamo un po' meglio. Questo è il cassetto delle calze degli slip, questo è un cassetto di cianfrusaglie e glielo lascerò così. Questo è il cassetto delle magliette dei pantaloncini, come vedete non tutto è nelle scatole, quindi qualcosa tende a crollare, tipo queste magliette. Questo cassetto è un altro cassetto di magliette. Questo è il cassetto dei maglioni che tiene piegati e non appesi. E questo qui è il cassetto delle sue Fred Perry. Queste qui hanno tutte il colletto, quindi non sono riuscita a piegargliele con il metodo Marie Kondo, ma gliele ho messe così, divise per colore. Qua ho messo quelle chiare. Qua ho messo quelle tutte colorate e qui ho messo quelle un pochino meno vivaci. Allora, vi mostro come si piega una maglietta con il metodo Marie Kondo. Quindi, allora, si piega la manica a metà, si piega l'altra parte sempre a metà della maglietta. A questo punto abbiamo ottenuto un rettangolo. Si piega in due il rettangolo e si ripiega in due ancora, così sta bella dritta. Allora, ragazzi, io ho terminato e con l'occasione, anche se i cassetti di mio marito erano davvero in ordine, ho tirato fuori tutto e ho dato una bella lavata ai cassetti perché avevano bisogno. E adesso vi mostro com'è la cassettiera. Volevo solo dirvi davvero di prendere in considerazione, soprattutto se siete delle persone disordinate, perché io può sembrare strano, ma fino a 2 anni fa ero disordinatissima, di prendere davvero in considerazione il metodo Marie Kondo, perché è un modo per non ritornare più nel caos più totale. Poi magari vi parlerò, vi farò un video proprio per come affrontare questo metodo, perché
davvero cambia la vita assolutamente. Io l'ho fatto anche per le medicine, ovviamente non ho trovato su internet tutto, ho dovuto un po' farlo a modo mio, soprattutto le medicine. Quello è il prossimo video che voglio farvi delle medicine perché veramente anche lì ho trovato un modo per non essere sommersa da farmaci scaduti, per avere bene idea di che farmaci ci sono a casa. Comunque, vi ho fatto vedere come si piega una maglietta, se siete interessati a come si piegano pantaloni, coperte, scrivetelo giù nei commenti che per me non c'è problema, alla prima occasione vi giro il video. Anzi, guardate, visto che io con Marie, o Marie Kondo l'ho scoperta 2 anni fa, ho forse le foto del prima e dopo i cassetti. Vediamo se riesco a trovarle nell'archivio di WhatsApp, ve le metto perché veramente non ci si rende conto proprio fino a che le cose non si affrontano e non si fanno. E anche l'impegno economico non è così grande perché, per esempio, io adesso andando avanti, poi ogni volta che le trovo acquisto scatole per indumenti in offerta, ma all'inizio avevo preso proprio delle scatole tipo del vino, dei detersivi, le avevo tagliate per renderle un pochino più carine, all'interno avevo attaccato della carta da regalo, ma veramente non c'è bisogno neanche di fare un investimento economico così grande, solo volontà e voglia di cambiare. Adesso vi mostro come ho messo a posto la cassettiera e poi vado a preparare la cena. Allora, vi mostro la cassettiera. Questa è la cassettiera di mio marito, delle calze e degli slip. Ho messo questi con le taschine così almeno non si sparpagliano tutti in giro. Questo è il cassetto che è come prima, l'unica cosa l'ho pulito. Poi c'è questo cassetto dove sono andata ad aggiungere una scatola perché ho un po' di lavatrici da fare, quindi c'è un po' di roba in giro, delle magliette, io a me piace mettere le magliette per tipo e per colore, qua ci sono dei pantaloncini. Subito sotto il cassetto ancora di magliette, sempre in scala di colore, anche qua c'è ancora spazio per qualcosa. Che sarà in giro a lavare. Poi qui abbiamo il cassetto dei maglioni, gli ho messo questa scatola, come vedete una scatola di un pigiama che mi hanno regalato, l'ho usata per mettere i maglioni così rimangono tutti belli in piedi e belli in ordine. E poi qui c'è il suo cassetto con le Fred Perry uguale a prima, l'unica cosa gli ho dato una bella pulita. Ragazzi, grazie per avermi seguito. Come al solito vi mando un bacio grande e se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e se il video vi è piaciuto mettete un bel like. A presto!